Date le numerose richieste, analizziamo tecnicamente l'S&P MIB, il nostro indice azionario italiano. Bene, partiamo subito con un grafico mensile, dal 98 al 2007. Analizziamo questo grafico e vedremo successivamente i livelli tecnici interessanti. Come si può notare, il nostro indice azionario italiano, partendo dal 98, è in un trend fortemente rialzista, quindi una successione di minimi e massimi crescenti, che si conclude, come tutti sappiamo, nella prima parte dell'anno 2000. In particolare il massimo viene raggiunto a marzo del 2000. Da questo momento l'indice rompe i minimi del 2000 e inizia una fase, un trend fortemente ribassista. Come potete vedere, caratterizzato da una successione di massimi e minimi decrescenti. Bene, questa successione viene rotta all'incirca metà del 2003, siamo circa alla fine di aprile, quando l'indice italiano non solo viola questa trend line ribassista, caratterizzante il trend primario ribassista dal 2000 al 2003, ma oltre ad aver violato questa trend, rompe i massimi di marzo e incomincia da questo momento un trend primario rialzista. Trend primario rialzista caratterizzato da una successione di minimi e di massimi crescenti. Come potete vedere, questo trend primario è tuttora in atto, anche se, attenzione, ci sono delle avvisaglie. Vediamo subito i livelli tecnici, passando su un grafico a orizzonte settimanale. Come possiamo vedere, il trend del nostro mercato azionario italiano rimane un trend primario al rialzo. Ma attenzione, perché non solo sono stati violati, come potete vedere in quest'area qua, in particolare qui stiamo parlando dell'area 43.000, ecco, non solo abbiamo violato i minimi settimanali in maniera brutale, ma l'indice dopo aver rotto al ribasso i minimi delle scorse settimane, si sta bruscamente avvicinando alla trend line T1. Come potete vedere, qualora questa trend line venisse violata al ribasso, possiamo trovare un supporto dinamico nella trend line 2. Quindi, qualora dovesse esserci una rottura della T1, il successivo supporto dinamico è qua nella T2. Qualora dovesse essere violata anche la T2, e qualora si dovesse creare una successione di minimi e massimi decrescenti, potrebbe allora essere un'inversione di tendenza. Vediamo staticamente quali sono i livelli più importanti. Innanzitutto la resistenza R1 in area 43.000, che come abbiamo visto nel grafico precedente, era quel livello di supporto nell'anno 2000, supporto violato e che ora è diventata una resistenza. Tornando al grafico settimanale,
Livelli di supporto principale, a cui iniziare gli acquisti, quali sono? Eccole qua, le due aree di 39.000 e successivamente l'area 35.000. Quindi riepilogando, livelli statici, area 35, successivamente area 39, come supporti resistenza area 43.000, livelli dinamici T2 e T1. Fate attenzione perché questo movimento è molto brusco. Il mercato è molto molto volatile e quando la volatilità aumenta in questo modo, potrebbe essere una prima avvisaglia di una possibile inversione di tendenza, non necessariamente di lungo periodo, ma quantomeno di breve periodo. Per oggi è tutto. Continuate a seguirci sempre su teletrading.tv. Arrivederci.